Uè ragazzi e bentornati! Oggi con Penny Gatto Costruttore andrò a mostrarvi l'efficienza dello scatto taurino quasi infinito. Perché dirò quasi? Perché nelle wargames non avremo modificatori a nostro vantaggio, però avremo un tempo di ricarica veramente veramente ridotto, il che fa sembrare che è quasi veramente veramente infinito. Come vedete questo eroe diminuisce il recupero dello scatto taurino del 27% se messo come equipaggiamento eroe. Se invece lo usate come vantaggio comandante avrete una corsa disperata, diminuisce il recupero dello scatto taurino del 67%. La build che andremo a utilizzare, ovviamente utilizzeremo le trappole supercaricate perché vabbè, sulla base quello ci mettiamo nelle wargames. Insomma, quello dipende un po' dalle varie situazioni, no? È importantissimo la violazione d'emergenza, che fa sì che quando il nostro scudo si esaurisce ripristina il recupero di scatto taurino, ma neanche troppo importante perché quello che ci servirà maggiormente sarà aumentare di 2 unità la portata del nostro scatto taurino. Così avremo lo scatto taurino appunto un po' più lungo, e avendo lo scatto taurino più lungo di conseguenza la nostra ricarica fa in tempo quasi a ricaricarsi del tutto. Ce la faremo o no secondo voi raga? Premetto che potreste ottenere una lunghezza veramente veramente eccessiva usando lei come vantaggio primario, però avreste un tempo di ricarica maggiore. Io ho testato in prima persona questa cosa, magari vi lascio la clip alla fine del video. Ho avviato la zona anticostruzione, così non posso costruire, non posso picconare, insomma sono un po' svantaggiato anch'io. E in più ho avviato i baccelli di nebbia, così mi genereranno i mini boss epici e andremo a utilizzare lo scatto taurino infinito contro di loro. Dovremmo tenerli tutti sotto controllo, o almeno uno perlomeno. Adesso vedremo in base a quali ci spawnano. Se ci spawna lo smasher sarà veramente veramente difficile. Ecco qui il baccello raga, ovviamente non lo faccio, cioè non lo uccido, così mi fa spawnare mini boss, se no che senso avrebbe? Eccolo qua. Vieni bomber, cominciamo subito, uno scatto taurino, ricarica di 2 secondi, avete visto? Tempo 2 secondi, e lo riporto lontano. Vediamo, cerchiamo di prendere una direzione dove possiamo buttarlo fuori, di là. Andiamo a spasso, zombie, zombie epico questo giro. Vediamo, vediamo, ti porto a vedere questo tunnel. Che magari può servirti. No, così muore. Manda. No, peccato. Non me l'aspettavo che morisse così nel tunnel. Non avevo letto fosse vulnerabile alle trappole. Ok, abbiamo un altro vulnerabile alle trappole. Questa volta starò attento a non metterlo dentro un tunnel, ma semplicemente buttarlo fuori dalla mappa. Sarebbe troppo facile buttarlo nel tunnel e ammazzarlo così, raga. Quindi a noi non piace la vita facile e ce l'andiamo a complicare. Comunque poi devi pagarmi il tragitto, eh? Cioè, se no chiamavi Uber al posto che chiamare me. Dove sono finito? Attenzione, cammina all'indietro, ma cosa fa? Guardate raga, cammina all'indietro. Michael Jackson. Cioè è proprio convinto, se è da davanti, si gira di dietro e cammina all'Aragosta. E cammina tipo ad Aragosta, no? Guardatelo. No, vabbè. Incredibile. Intanto sto spaccando tutte le strutture possibili. Ok, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, eh. Devo stare attento a non volare anch'io fuori dalla mappa. No! Rip. Infine, raga, è anche utile per distruggere tutte le strutture, guardate. Questo è anche l'eroe con lo scatto taurino più lungo. Percorre una lunghezza di 10 tiles, quindi 10 piattaforme in avanti. E guardate, salvo ostacoli come quelli indistruttibili, è possibile tirare dritto e distruggere tutto ciò che ci circonda. O almeno, tutto ciò che c'è davanti.
zombie compresi. Il danno contro gli zombie, sono curioso di farvelo vedere anch'io, al 100. Il danno non è esagerato, quanto più appunto il percorso che li facciamo fare. Magari i piccoletti li sciottiamo anche. Poveracci. Poveracci, raga. Cosa hanno fatto di male per meritarsi sta fine, gli abietti? L'avete voluto voi, ragazzi. Come vedete, il danno non è esagerato, chiariamoci. È utile, perché è utile. È una delle abilità più utili, secondo me. Specialmente contro i mini boss, per fermare gli smasher quando caricano, essenzialmente. Però, come vedete, sugli zombie li taglia medio, medio grossa, piccola. Di taglia piccola, diciamo. Non sono effettivamente così tanto vulnerabili a questi attacchi, no? Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato questo video fino a qui. Vi ricordo che molto presto usciranno appunto gli episodi sui vari scudi antitempesta difesi. Sto solo prendendo un po' di tempo per appunto difenderli al meglio e portare il video come si deve. Vi ricordo anche che sarà un video molto editato, molto semplificato, per appunto cercare di chiarificare tutti gli amplificatori e tutti gli scudi antitempesta. Io come al solito vi ringrazio di aver guardato il video fino a qui. Fatemi sapere nei commenti se vi è stato utile guardare questo video, o se almeno vi è piaciuto, è stato almeno un po' intrattenente. Voglio sapere anche se utilizzerete questa build e in quali ambiti. Sicuramente è molto molto utile in certi aspetti. Fatemi sapere con un commento la vostra opinione. E vi ricordo di lasciare un bel like se appunto questo video vi è stato utile o almeno vi è piaciuto. Io per oggi vi saluto. Noi ricordate che ci vediamo domani. Bella bella.